Al via la campagna che prevede l'esecuzione di test sierologici nelle farmacie abruzzesi. L'iniziativa è frutto di un accordo sottoscritto tra Regione, Federpharma e Assofarm. Il test in questione, che verrà eseguito su base volontaria, è quello sierologico, con ricerca anticorpi IgM, quelli che compaiono nella fase iniziale, a pochi giorni dall'esordio dei sintomi e tendono poi a sparire abbastanza rapidamente. E anticorpi IGC, che compaiono un po' più tardi rispetto all'IgM durano molto più a lungo. Avranno diritto all'esame gratuito il personale docente e non docente, gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie, medie e superiori, oltre ai loro familiari conviventi e gli studenti universitari residenti in Abruzzo. Il costo è di 15,58 euro per chi non rientra tra queste categorie. I soggetti dovranno dichiarare di appartenere a tali categorie con apposita autocertificazione. I risultati saranno inseriti direttamente dai farmacisti nella piattaforma ATRA della regione, nella quale confluiscono. Tutti i dati dell'andamento epidemiologico ad aderire circa il 60-70% delle farmacie della nostra regione. I test sierologici saranno effettuati solo previa prenotazione. Con questo test, infatti, possiamo vedere immediatamente se il paziente è entrato in contatto con un potenziale covid, perché riusciamo a vedere sia le immunoglobuline della memoria, quindi se ha avuto un contatto in passato, sia le immunoglobuline che vengono invece prodotte immediatamente. Ci vuole qualche giorno per produrre queste immunoglobuline e quindi nell'arco di uh, qualche giorno possiamo già vedere se il paziente è entrato in contatto. Come stanno andando questi test? Sono arrivate già tante persone? Sì, abbiamo infatti una lunga fila fuori, ne abbiamo, andiamo su appuntamento proprio per, evita per evitare eventuali problematiche di, in di intasamento e ne abbiamo tanti, ne facciamo almeno 10-12 al giorno, anche di più. Diciamo che basta solo un piccola goccia di sangue per avere questo test? Sì, sì, è assolutamente pratico, veloce, ci voglio sono 15 minuti più che altro di attesa eh, perché facciamo soltanto un pizzico sul dito quindi adatto anche a bambini eh, piccolini che vanno anche all'asilo eventualmente se fossero stati esposti a un eventuale contagio eh, in un attimo facciamo quindi in un quarto d'ora già si sa la salute del paziente.